Noi chiediamo formalmente ai gruppi, in questo caso 5 Stelle, sì, Toscana, Sinistra, se sono disponibili a darci una mano nella ricerca del miglior professionista esistente al mondo per cercare di fare blibli all'altare della Toscana e naturalmente per sostenere i costi del ricorso altare. Diciamo questo, io ho l'impressione che sì, sia vero quello che dice Tommaso rispetto alla paura che hanno, e questo è dimostrato anche dal fatto che sono sempre più aggressivi, non c'è discussione su questo, anche la stessa risposta di Scaramelli sui giornali in questi giorni, che direi sul piano della democrazia elementare è semplicemente scandalosa, che il presidente della terza commissione dica ci hanno dato il mandato di elettori, 55.000 cittadini non contano niente, questo più o meno è quello che ha detto. Però hanno fatto secondo noi un grande errore. Io quando leggo Pinocchio mi accorgo che c'è una parte diseducativa che non mi piace in questo libro, ed è quella parte in cui Pinocchio finisce nel paese dei citrulli e derubato condannano lui. Ecco, noi questa parte qui non la vogliamo fare, ci hanno rapinato d'un elemento di democrazia fondamentale, ci hanno derubato, ma non siamo citrulli. Questo è il ragionamento di fondo, quindi su questo non si pone nessun tipo di problema. Se la battaglia diventa dura, ci stiamo a combatterla. Abbiamo presentato in questi giorni un esposto alla Procura della Repubblica, come Movimento 5 Stelle in questo caso. Diciamo, queste azioni si fanno singolarmente, quindi c'è la firma mia, di Giannarelli e degli altri consiglieri regionali, in cui si contesta la stessa legge 84, perché la legge che è uscita dall'aula è diversa da quella che è stata pubblicata sul board. Quindi in questo senso abbiamo fatto subito un'azione di questo tipo, e credo che queste azioni bisognerà farle continuamente in tutta la regione. Ho visto il CREST si sta mobilitando su questo, c'è un esposto alla Guardia di Finanza sull'evento del resort del Ciotto. Su ogni cosa non dobbiamo fargliene passare una. Abbiamo già avuto un'udienza con se siamo in guerra sia, con gli strumenti che il sistema ci mette a disposizione e la democrazia ci mette a disposizione. Quindi se guerra deve essere fino a fondo. Mancano posti letto, si fa la denuncia e il sindaco si deve assumere la responsabilità come autorità giudiziaria. I sindaci sono tutti loro. Deve essere una guerra perché la legalità torni a essere reale e perché gli strumenti della democrazia vengano garantiti a tutti. Quindi in questo senso è inaccettabile questo furto di democrazia, questa arroganza di fondo con cui fanno il Consiglio regionale da passacarte e da alzamano. Non c'è stato un momento di dialogo, un momento di dibattito. E loro dicono invece il dibattito c'è stato, perché sono andati a fare i codazzi con i loro raccomandati all'interno delle ASL toscane. Questo è stato il loro percorso partecipativo. Cioè, è questo il problema di fondo. C'è un sistema di potere che ormai è strutturato da 40 anni in questa regione, ed è un sistema che continua arrogantemente ad essere convinto di essere intoccabile. Voi col comitato avete dimostrato l'opposto, che non c'è nessuno, ed è giusto che sia così, intoccabile in questa regione, neanche Rossi, neanche questo governatore è intoccabile. Quindi questo timore, questo terrore che loro hanno, lo hanno dimostrato ampiamente, perché quando uno ha paura che cosa fa? Diventa aggressivo, o scappa o aggredisce, non è che ci sono tante alternative. Rossi a volte scappa, perché quando ha da affrontare, come successe a uno di questi consigli disabili, non ebbe il coraggio nemmeno di affrontarli, di parlare, di avere un dialogo con loro, oppure aggredisce, come ha fatto in tante altre città.
Lo come stato. Fece quella notte il consiglio? Quella notte. Questo è il suo sistema. Quindi, diciamo, qualunque fecondazione, la ricerca di chiunque, eccetera, ha sicuramente un appoggio nostro. Poi, chiaramente, la compartecipazione alla spesa ciascuno di noi lo può garantire a livello individuale. Allora, come gruppo non disponiamo, sapete, di finanziamenti pubblici, anzi, facciamo restituzioni, quindi questa parte a livello individuale ciascuno di noi contribuirà, non ci sono assolutamente dubbi e lo chiederemo anche ai meetup del movimento di partecipare e di aderire a questo. Alcuni avvocati ce l'abbiamo, possiamo consultarli, si può prendere quello che funziona meglio, quello che ha più valore, un paio di nomi ce l'abbiamo a disposizione, probabilmente il 7 di febbraio faremo un'azione qui a Firenze per i risparmiatori truffati di nuovo di Banca Etruria su Firenze, probabilmente ci sarà Ferdinando Cosimato, chiederemo anche a lui, quindi Rodotà e Cosimato, se in questo caso potessero far parte di un pool di esperti che ci danno qualche indicazione, mettiamo a disposizione quello che noi abbiamo. Quindi in questo senso continuiamo tutto quello che negli ultimi giorni abbiamo fatto, almeno un'altra decina di interrogazioni, perché stanno venendo fuori dati sempre più preoccupanti e allarmanti su un livello di degrado di questa eccellenza e non è più eccellenza. La demoscopica ci ha dato come indagine al 12° posto a livello nazionale come sanità. Nell'ospedale di Prato viene fuori 30 milioni per il concessionario, di cui 6 milioni solo per le pulizie. I posti letto che mancano, gli ospedali costruiti male, faremo iniziative in questo senso per ridiscutere il project financing della costruzione degli ospedali in quell'ottica lì. Stanno accorpando altri servizi all'interno dell'azienda ospedaliera di Careggi, il centro antiveleni è stato riassorbito dalla tossicologia e non ha più neanche un reparto. Quindi immaginatevi, un cittadino chiama il centro antiveleni e trova un medico che è per la strada con un telefono senza una banca dati davanti in questo momento e lo chiamano centro antiveleni, cioè, è una cosa scandalosa, non hanno più faccia, non hanno dignità questi politici. Voi pensate, a Massa hanno dovuto fare come a Genova, blindare l'ospedale perché non volevano i cittadini manifestassero, cioè siamo a una sorta di regime che si autoblinda, è una cosa, cioè, ci si riempie di ridicolo da tutte le parti, cioè, io penso non ci siano parole. Quindi in questo senso siamo serviti al governo, un Gorbertini. Io, come noi come Movimento 5 Stelle, ci siamo e appoggiamo le vostre azioni, perché credo siano azioni davvero che fanno parte del DNA del Movimento 5 Stelle, che è quello dei cittadini che devono contare. Domenica eravamo ad Arezzo, c'era gente che ne abbiamo detto che